Salva tutti i benvenuti in questo nuovo video in cui non so bene. Ok, la posso fare. Allora, intanto avevo il mio nocciolino tiepido, giustamente sul il mio buco al posto del dente. Ho fatto un'estrazione, non so quando uscirà il video, ma probabilmente uscirà molto prima rispetto a questo qua, non lo so, perché programmo i video un po' a caso. Ho fatto un'estrazione al dente qua, quello di giudizio, va molto meglio. Sono riuscita a mangiare ieri anche il sashimi. L'importanza è quello. Comunque, volevo farvi vedere se non c'è niente. Sono delle salviette disinfettanti, che non so niente. Allora, volevo vedere gli acquisti che ho fatto oggi. Allora, prima di tutto, iniziamo da questo. L'ho preso da Giunti al Punto, che è una libreria per chi non lo sapesse. Allora, ho preso due libri, che adesso vi farò vedere, che ho staccato l'etichetta sopra perché mi dava fastidio, però ve lo farò vedere nello scontrino. C'è anche la bustina molto carina. Allora, c'è questa offerta, c'è da un po' di tempo, però io non c'ho i soldi, quindi ne ho approfittato quando ho avuto i soldi, che mo' il dente, vabbè. Il dente non c'ho più, c'è il buco comunque. Allora, questa offerta c'era da un po' di tempo. Adesso ho avuto i soldi, l'ho preso. Allora, praticamente ci sono dei vari settori di Giunti al Punto nella libreria dove potete acquistare due libri a 9,90. Infatti l'ho pagato a 9,90. Come il Focus vi fa vedere. Focus. Niente, beh, comunque 9,90 costano due. Io ne ho presi due, infatti io. È come se uno praticamente lo pagasse e l'altro no. Che parole. Allora, ero già andata tempo fa con Andrea, non so, il mio ragazzo, però non avevo i soldi e quindi mi sono accontentata di quelli che ho trovato. Non c'era l'altro che mi piaceva, ho detto aspetto, magari uscirà. Ci sono comunque diversi settori, quindi potete scegliere anche diversi tipi. Io sono andata sul genere che l'altro mi piaceva. Allora, ho preso di tutto questo qua, si chiama Io prima di te, che appunto per chi avesse visto il film. Sapete di cosa parlo? Per chi non lo sapete, è una storia bellissima che parla di una ragazza che aiuta praticamente un ragazzo che purtroppo ha avuto un incidente, ma è stupendo. E da come c'è scritto dietro, somiglia molto al film. Io ho visto il film, sono onesta, però io preferisco i libri ai film a volte perché sono molto più descrittivi. Sto leggendo dietro. Comunque, sì, praticamente è preso. Parla proprio del, diciamo, del come più o meno il film. Solo che ovviamente mette lo spessore. Sono molto curiosa di vedere come sia. Perché comunque i libri sono sempre diversi dai film. Quindi lo leggerò. Ero indecisa tra questo e Shadowhunter. Tutti diranno perché non hai preso Shadowhunter. Dopo Shadowhunter è un altro. Era in un altro settore e poi dopo mancava l'altro, quindi devo per forza prenderne due. Posso andare a prendere Shadowhunter, un altro. E poi ho preso questo qua, che assolutamente questo qua lo cercavo, che è l'assassino sull'Orient Express. Io questo lo adoro perché ho visto il film, ma io volevo già il libro, ma non l'ho mai trovato. E quindi poi di Agatha Christie, cioè, già diciamo tutto, me lo voglio leggere. È molto sottile, non è niente di che, però me lo voglio leggere, voglio vedere come è scritto, mi piace molto. E questi due li ho pagati tutti e due 9,90. Sono molto contenta. Li metto qua dentro perché non ho spazio per i libri, perché adesso i libri li tengo qua dietro, là. E non ho più spazio, sono onesta. Perché quello della Mondadori una volta mi ha chiesto: ma tu quanti libri all'anno compri? Un bel po'. Una decina di libri forse. Forse dipende poi dalle volte. Cioè, alcuni me li regalo, altri li compro. Però quest'anno, a parte quello di Chiara Semerre, che l'ho preso l'anno scorso perché l'ho preso a dicembre, ho preso già. Allora, per me, ho già preso quello, il fumetto dei Mates. Ho preso poi due libri che ho regalato e altri due li ho presi adesso. E poi ho comprato una serie di fumetti che ho regalato a mio ragazzo, quindi se diciamo a livello comunque letterario compro abbastanza. Poi ho comprato vari libri, ma quelli per scolastici su Platone, sulla filosofia, però quello per scuola. Comunque compro parecchi libri durante l'anno. E ho scoperto che sono tanti, non pensavo, sto morendo di caldo.
Ho scoperto che sono parecchi libri, non pensavo di comprare così tanti libri. Però mi piacciono. Mi è dispiaciuto molto perché io una volta avevo la collezione dei libri di Twilight e di anche di un. Lara, di quelli di Lara Adrian, che era la saga di Evernight, ma per errore mia mamma me l'ha venduti insieme ai libri scolastici, perché un tempo c'era una libreria che vedeva anche i libri usati. E io li ho persi tutti. Invece quelli di 50 sfumature sono stati io che li ho venduti perché avevo su tre libri, due erano cartacei e uno in ebook, e allora ho deciso poi di venderli direttamente così come erano, perché non ho più spazio, però mi piacerebbe ricomprarmi tutto il cofanetto, magari anche con i DVD, perché mi piacevano veramente tanto. Mi è dispiaciuto quelli. Di quello mi è dispiaciuto veramente tanto perché mi piacevano quei libri, poi non avevo spazio, però adesso che mi rendo conto mi piace averli. Infatti, per adesso ho un libro che mi ha regalato una mia compagna che si chiama Profumo, che è una. Poi vi parlerò dei miei libri, adesso non andiamo a parlare dei libri, ne ho talmente tanti. Allora, secondo acquisto, l'ho preso all'Ipercop, che in questo caso il mio Ipercop si trova a Benasco di Torino. Ed è questo qua, faccio attenzione perché l'ho già aperto, ed è questo bellissimo set da sushi. Vi farò anche l'unboxing, perché l'ho aperto con il mio ragazzo per vedere com'era. Allora, ha questa bellissima coppetta che ci mette tipo il riso, ma anche la tartare, perché ieri l'ho presa, ci stava qua. Questo qua per la tartare o per il riso. Qua è per ovviamente la salsa di soia. E poi abbiamo questo qua che è per il sashimi, secondo me, o per i roll, per il sushi in generale, è bellissimo. E poi, sorpresa, ma non sorpresa, lo sapevo, le bacchette, guardate che belle. È un bellissimo, a me piace tantissimo perché anche per fare dei regali, non c'è nient'altro poi. Per fare dei regali, secondo me, è bellissimo, perché io adoro queste cose. Infatti non lo userò perché sto tenendo da parte varie cose nel mio armadio per quando poi andrò a vivere da sola, se un giorno Dio vorrà. E sto tenendo da parte le cose più belle che compro, come ad esempio questo qua che ci sono anche in rosso, però io sono più patita per il blu. Cioè per il fatto di cose, ma cioè perché dato una cosa rossa bella, potete vedere dietro, c'è anche delle cose rosse, la compro, però qua c'è la scelta tra. Comunque scusatemi, mi lavo le mani perché erano un po' sporche di polvere. C'era la scelta tra rosso e blu, io ho optato per il blu, perché mi piace molto anche il rosso, non è che non mi piaccia, però se devo scegliere il blu. Il mio ragazzo avrebbe scelto forse il rosso, però per quel tipo là mi piaceva il blu, molto di più. Poi ho visto che ci sono anche tante altre tipologie, perché c'erano anche solo acciottoline, se no c'era così. Se c'era così con i fiori rossi, sarebbe stato bellissimo, perché ci sono tipi di fiori, del tipo di loto rossi. E quel volto però non c'erano più, se non l'avevo, in quel caso l'avete, perché sono bianchi con i fiori di loto. Però sono bellissimi. Infatti poi di là ho anche la teiera con le tazzine blu, quindi cioè, Fabina, appunto, non potevo prendere le rosse. Cioè, anche un po' d'accostamento. Poi, per carità, se qualcuno mi regala delle cose rosse, non è che le butto, anzi, ben venga, non me le regalate rosa, vi prego. Sì, la mia solita dubbla fax. Puzza un po'. Comunque, questi sono i miei acquisti. Poi, una cosa che vi faccio un piccolo spoiler, però ci farò un video a parte. Ho preso finalmente il vestito da Rinascimento. Sì, sbaglio sempre il nome. Che l'avrete visto da. Il mio di Instagram che è là, però ve lo faccio vedere un video a parte perché se riesco lo voglio indossare. Ovviamente dovrò cercare di trovare quello col tacco da mettere per farvelo vedere. Sì. Però ve lo farò vedere ovviamente in via preliminare. Comunque l'ho preso e tra l'altro l'ho comprato al 20% di sconto, quindi pure fortuna. Ed è bellissimo, quello rosa che avete visto nelle storie, però comunque ve lo farò vedere di persona che ci tengo, tipo un video haul, un video acquisti particolare, quindi voglio farlo a parte. Questi sono i miei piccoli acquisti che ho fatto, volevo farveli vedere e niente, tutto se vi interessa il set del sushi, che è un bellissimo regalo, ho pagato 5,50 all'Ipercop, quindi nemmeno tantissimo, l'ho preso perché era veramente troppo bello. Non penso che lo userò perché mi dispiace, sto già usando la teiera con le due, perché il servizio è da 4, però ne sto usando solo due per ora. E c'ho anche una ciotola più grande che la uso per fare le hula poche a modo mio, che ora non sto mangiando perché il non dente me lo impedisce. Un altro acquisto che ho fatto, che non posso proprio vedere perché è in cucina, sono delle capsule che ho preso
per la mia, diciamo, come si chiama? Come si chiama? È la mia, fatto di prendere questo, mi sto incoglionendo. Allora, mi ho chiesto il caffè, Nescafè dolce gusto, ho preso quelle compatibili che vendono vicino a casa mia, che c'è fortunatamente una ragazza che le vende, che sono al ginseng e al nocciolino. Io adoro il nocciolino, con il latte, ovviamente senza lattosio, che sarebbe questo qua. Non so se riesco a farlo vedere senza versarlo, ma non riesco. Comunque, è un colore tipo cappuccino. Io lo lascio ovviamente un po' più scialacquato rispetto a come dovrebbe essere il normale, però è buonissimo. Se potete assaggiarlo, basta che in questo caso forse è meglio di no. Però quando sarà passata la cosa del coronavirus, sono andata ad Alba, che fanno questa specie di noccioline, sono andata quando hanno fatto la sagra, era la sagra di cosa? Altrimenti ho avuto di memoria. La sagra, ecco, del tartufo. Tartufo bianco ad Alba, mi hanno dato questa specie di. Ho chiesto un ginseng. Mi hanno dato invece questa cosa qua che si chiama nocciolino. Che prima è sì ginseng, però è con le noccioline tostate che è buonissimo. Io l'adoro. Veramente, sapore di nocciola, ma è buonissimo. Io me lo bevo. Perché poi è più scura. Io col latte diventa più chiaro. Di solito sarebbe più marrone. Veramente buono. E niente, questi sono stati i miei acquisti. Io spero che vi siano piaciuti. Poi se leggerò ovviamente i libri. Perché adesso sto finendo, devo ancora finire di leggere un altro. Vi dirò poi, ovviamente, la mia opinione. Farò le recensioni. Spero di poterle fare anche in ASMR. E niente, ci vediamo al prossimo video. Dimmi se avete mai letto questi libri, visto i film, visto che ci sono anche i film di questi libri. Un prossimo acquisto che vorrò fare di un libro che mi piace molto è quello lì che è tratto da una serie di Netflix che è The Witcher. Mi piaceva tantissimo. È Luna Nera. Vorrei avere tutti i libri perché voglio vedere come sono i libri. Io sinceramente mi ha preso veramente tanto The Witcher, non pensavo. Luna Nera anche, ma è un perché è storico, mi piace molto. Io ora vi bando le ciance, vi saluto. Al prossimo.